Buonasera, benvenuti all'atto finale di questo nostro Festival di Limes, un festival che devo dire ha superato tutte le mie aspettative e sono molto grato a tutti voi, anche e soprattutto a coloro che purtroppo sono in piedi per essere qui. I dati che abbiamo parlano di 8.000 presenze, di 13.000 contatti sui social, quindi sono dati assolutamente straordinari e di questo devo rendere un grazie particolare innanzitutto a tutti gli intervenuti, ma ancora prima agli amici di Palazzo Ducale, senza i quali questo festival non si potrebbe fare. Vorrei citarli, mi scuso con quelli che ho dimenticato, cominciando ovviamente con il Presidente, con l'amico Luca Borzani, Carla Turinetto, Maria Teresa Ruzza, Camilla Talfani, Monica Biondi, Roberto Gallo, Alessandro Siri, Rosalia Persico. E vorrei anche sottolineare con un applauso il lavoro della squadra di Limes Online che ha garantito lo streaming e i contatti sui social in questi 3 giorni. Squadra guidata da Nicolò Locatelli, con Federico Petroni, Lorenzo Noto, Alessandro Balduzzi, Giorgio Cuscito e... Ed eccoci qua, vi porto il saluto di Emma Bonino che purtroppo non è potuta intervenire, quindi questa sessione finale dedicata al tema che ci interessa più direttamente, cioè perché contiamo poco, si baserà su un dialogo fra... Gli tocca rassegnarsi. Ecco, sì, purtroppo si baserà su un dialogo tra Ilvo Diamanti e il sottoscritto, che fra le altre cose Ilvo... Non ve lo devo presentare io, ma io gli devo molto perché Ilvo è stato fin dall'inizio uno dei nostri supporter più attivi, uno dei nostri autori più apprezzati e vorrei che gli facessimo un applauso perché si è fatto anche 4 ore di macchina per arrivare da Vicenza qui e si è visto in condizioni non ideali anche la partita della Juve. Nessuno è perfetto, sia chiaro. Perché l'Italia conta poco? Vi dirò subito la mia tesi. L'Italia conta poco perché non sa e non vuole sapere di valere molto. Perché l'Italia vale molto e perché l'Italia non sa di valere e non vuole sapere di valere? Si può valere in almeno 2 modi, in quanto si è una potenza di valore, una potenza rilevante, oppure in quanto si è una posta in gioco rilevante. Si può valere in senso soggettivo, si può valere in senso oggettivo. Purtroppo per noi l'Italia vale soprattutto, per non dire unicamente, in senso oggettivo. Cioè l'Italia, come cercherò di argomentare, è uno spazio geopolitico rilevante oggi per l'Europa, ma direi anche al di là dell'Europa, ma non è un soggetto geopolitico rilevante perché non ha la consapevolezza del valore che ha e perché non è capace quindi di esprimere una sua volontà. E chi non esprime una sua volontà inevitabilmente è oggetto delle volontà altrui. La questione che si pone a noi quindi molto concretamente è se vogliamo essere semplicemente una posta in gioco di alcuni giochi molto importanti che si svolgono intorno a noi e dentro di noi, oppure se vogliamo compartecipare alla definizione e alla soluzione dei giochi e dei problemi che ci attraversano e che ci toccano. Questo è il dilemma, perché nel mondo ci sono, abbiamo visto in questi giorni, tante grandi potenze, a cominciare dal famoso impero americano che campeggia lì nel loggiato, ci sono degli sfidanti, ci sono dei poteri informali, visibili, invisibili, ma ci sono anche delle aree dove si concentrano le forze in conflitto.
Pensiamo per esempio al confine fra le due Coree, pensiamo per esempio al Mar Cinese meridionale, pensiamo per esempio all'Ucraina, in qualche misura, per fortuna non calda, anche lo spazio euro-mediterraneo di cui l'Italia è al centro è un ring non allestito già come quelli precedenti, ma in via di allestimento. Purtroppo all'allestimento di questo ring partecipiamo in misura che ottimisticamente definirei marginale. Come si configura quindi da un punto di vista geopolitico la nostra posizione? Dove siamo messi? Come siamo messi? Ecco, questa carta è un tentativo di dar conto della mia affermazione, che l'Italia è un paese centrale come posta in gioco e che quindi deve anche decidere se e come partecipare alla posta in gioco. L'Italia infatti è nell'occhio del ciclone, nel senso che si trova ad essere il centro verso il quale convergono almeno tre o quattro grandi dinamiche geopolitiche. La prima è la dinamica di disintegrazione dell'Europa. Attenzione, quando dico disintegrazione dell'Europa non voglio dire che semplicemente c'è il caos, voglio dire che per definizione quando qualche cosa si disintegra si reintegra qualcos'altro, quindi non vuol dire che ci saranno delle Europe necessariamente caotiche o medievali, ma vuol dire che alcuni paesi si avvicineranno ed altri si allontaneranno. La seconda sfida, non vado in ordine di importanza, ma forse potrebbe anche essere considerato un ordine di importanza, la seconda sfida che ci riguarda direttamente è la sfida migratoria. Noi siamo lì, nel centro del Mediterraneo, il Mediterraneo nella sua parte meridionale è la via di transito dei principali flussi migratori verso il cuore dell'Europa, ma attenzione, non solo verso il cuore dell'Europa, sempre più anche verso il nostro stesso paese. Nel 2015 i richiedenti asilo in Italia erano 25.000, l'anno scorso erano 125.000, quindi c'è stato in un anno una moltiplicazione per 5. E potrei citare altri dati, ma credo che questo basti. Cioè l'Italia non è più un collo di bottiglia, ma è sempre più un paese obiettivo. Non tanto per scelta, quanto per necessità. Perché siccome i nostri cosiddetti partner europei hanno deciso che Schengen, tutto sommato, poteva essere messo tra parentesi, che quindi la libera circolazione delle persone in Europa è un optional, e quindi hanno cominciato a chiudere o a controllare meglio le frontiere, beh, evidentemente coloro che venivano in Italia per andare, come fino a poco tempo fa, e magari alcuni ci provano ancora e ci riescono, per andare in Germania, per andare in Scandinavia o addirittura per andare in Gran Bretagna, ora qui si fermano e si fermano in condizioni decisamente poco ideali. La terza dimensione di sfida e di dinamica è quella che proviene dall'est. Noi abbiamo tra la nostra costa adriatica e la frontiera della Russia prima una serie di paesi di incerta definizione, in alcuni casi controllati direttamente da organizzazioni criminali, e poi anche alcuni paesi che non hanno nemmeno dei confini definiti e che sono parte di una competizione tra la Russia, che vuole difendere e possibilmente allargare la sua sfera di influenza in Europa, e i paesi NATO, o almeno alcuni paesi NATO, con regia evidentemente degli Stati Uniti d'America, che vogliono portare la frontiera tra NATO e Russia più a est possibile. Devo dire che finora ci sono riusciti piuttosto bene, ci siamo riusciti piuttosto bene, perché non dobbiamo mai dimenticare che 25 anni fa i russi erano a Berlino, adesso sono nel Donbass, insomma un migliaio di chilometri più a est. Naturalmente la crisi NATO-Russia, che potenzialmente è quella più devastante, stiamo parlando evidentemente di confronto tra potenze atomiche, si collega con le crisi sul fianco sud-est del Mediterraneo, quindi con la guerra di Siria, quindi con l'instabilità di tutto il Levante,
e aggiungerei anche con il grosso punto interrogativo che dovremmo oggi mettere sulla Turchia. Un paese guidato da un signore che si pensa sultano, forse anzi califfo, e che però finora non è azzeccata decisamente nessuna, perché è partito con l'idea di costruire una sorta di nuovo impero ottomano, è partito con l'idea, come diceva lui, di avere solo amici alle frontiere, adesso non solo non ha l'impero ottomano, non solo non ha amici alle frontiere, ma si trova a governare in maniera piuttosto rigida, usiamo un eufemismo, un paese che sta attraversando una seria crisi economica, ma anche ormai una seria crisi di identità. L'Italia è un po' al centro di questi movimenti, e allora qual è il problema e quale può essere l'obiettivo? Il problema è non essere, come dicevo, unicamente usati da interessi altrui, perché se succede questo, che cosa succede? Succede che l'Italia si trova sostanzialmente più immersa nelle dinamiche caotiche e si trova anche a rischio di vedere l'area del caos che oggi è sostanzialmente il Nord Africa e il Levante arrivare dentro l'Italia, cioè la linea di faglia tra il mondo relativamente ordinato e il mondo molto caotico, problematico, purtroppo molto più povero che al nostro sud, la linea di faglia è il Mediterraneo, se non stiamo attenti potrebbero diventare le Alpi, quindi questo è quello che non deve succedere. Che cosa può succedere invece, ed è l'aspetto, l'obiettivo positivo, ce lo dice la storia. Quando è che l'Italia è stata potente e ricca? Quando il Mediterraneo era un circuito, quando lo spazio era euro-mediterraneo era un mare di traffici, ne sapete credo qualcosa anche in questa città. Nel momento in cui il Mediterraneo diventa territorio e il deserto del Sahara diventa mare, perché questo sta accadendo, nel momento in cui si spezza il circuito, nel momento in cui alle nostre frontiere battono instabilità e guerre, evidentemente la funzione geopolitica e le opportunità geopolitiche dell'Italia vengono severamente ridotte. Venticinque anni fa, non un secolo fa, è finita la Prima Repubblica e insieme alla Prima Repubblica sono finite alcune cose geopoliticamente molto importanti. Una che secondo me si sottolinea troppo poco è che, ma su questo poi Ilvo è maestro e mi correggerà, è che è finito il sistema dei partiti. L'Italia della Prima Repubblica contava nel mondo anche attraverso, forse soprattutto attraverso i suoi partiti. La Democrazia Cristiana era parte di una grande internazionale moderata, il Partito Comunista era il principale partito comunista dell'Occidente e pesava qualcosa nel movimento comunista internazionale, il Partito Socialista ovviamente aveva una sua rete di relazioni mondiali, quando il cancelliere tedesco aveva bisogno di parlare con un collega italiano, sapeva, essendo democristiano, che faceva prima parlare con il segretario della DC che con il primo ministro, adesso per i nostri partner, amici o anche meno partner, è difficile trovare degli interlocutori che rappresentino una qualche forza stabile e soprattutto integrata in un sistema internazionale. L'Italia era un paese, come si dice, di confine, quindi era un paese ancora una volta oggettivamente importante, ma esprimeva una sua soggettività. L'Italia nella Prima Repubblica era un paese che contava e aveva anche una sua politica estera, non da grande potenza, ma aveva una sua politica estera che giocava negli interstizi del conflitto est-ovest. Oggi dove siamo? Beh, la prima cosa da constatare rispetto a quel tempo è che oggi l'America è molto più lontana. È lontana dall'Europa in generale, ma è lontana anche dall'America, anche se non militarmente lontana, su questo tornerò. Siamo molto più vicini all'Africa e siamo molto più vicini al Medio Oriente, perché la destabilizzazione di queste aree ha portato non solamente pericoli
terrorismo, che per fortuna ci siamo ancora risparmiati, speriamo che sia così a lungo, instabilità, interruzione di traffici, di commerci, crisi di mercati vicini, ci ha portato anche e soprattutto ad avere dentro casa una quota sempre maggiore, anche se non così straordinaria come vorrebbero coloro che la dipingono come un'invasione, di persone che non esattamente per scelta provengono da queste aree non agiate verso di noi. E soprattutto rischiamo di perdere l'aggancio dell'Europa con l'Europa più prospera, quella che è centrata sulla Germania e alla quale ancora partecipiamo, ma in una posizione certamente minoritaria dal punto di vista del peso. Ora, se noi non invertiamo questo trend, rischiamo di fare quella fine poco piacevole che ho descritto. Vorrei concentrarmi su un paio di queste dinamiche e poi naturalmente lasciare la parola a Ilvo. La prima questione, che non è una questione puramente diciamo di ordine pubblico o anche solo economica e sociale, ma è una questione di identità, è quella migratoria. E qui dobbiamo considerare innanzitutto alcuni dati demografici. Nel 2015, per la prima volta nella storia dello Stato unitario italiano, l'Italia ha perso popolazione, compresi gli immigrati, cioè malgrado il flusso di immigrati che è arrivato nel nostro paese. Quindi siamo messi molto male, perché è un paese che perde un peso demografico, ma soprattutto è un paese che invecchia, che da una parte è una buona notizia, perché campiamo più a lungo, dall'altra evidentemente significa che un paese di anziani, un paese di persone di una età mediana sui 44 anni, ha difficoltà a svilupparsi, a mantenere lo stato del benessere per quello che ancora esiste, e vi assicuro che non è così poco in confronto al resto del mondo, e soprattutto ha difficoltà a considerarsi attivo protagonista della scena internazionale per ragioni biologiche. Uno dei motivi per cui contiamo poco è anche questo. Non ci crediamo. C'è poi da considerare che invece alle nostre porte batte un'area del mondo molto più giovane, l'età mediana in Africa è di 19 anni e mezzo, molto più povera e molto più disponibile a rischiare, come sanno purtroppo coloro che hanno provato e non sempre sono riusciti a raggiungere le nostre sponde. E questo è un dato destinato a crescere, se è vero come è vero che in Europa oggi siamo 730-740 milioni, compresi russi ed ucraini, gli italiani sono 60 milioni, quindi meno del 10%, del 10%. Ma in Africa abbiamo oggi 1.200.000.000 di persone che raddoppieranno fino a raggiungere 2.400.000 per la metà del secolo, e lascio stare la curva che prosegue fino alla fine del secolo secondo le previsioni. Quindi questo che cosa vuol dire? Che o noi siamo in grado di gestire questi flussi senza isterismi, valutandoli per quelle che sono le loro dimensioni, che sono perfettamente gestibili da un paese come il nostro, se questo paese trova cooperazione, collaborazione con i suoi vicini, oppure se non siamo in grado di farlo. Se non siamo in grado di farlo, il nostro destino è quello di diventare un paese, gradualmente, ma un paese di comunità che vivono nello stesso spazio vite separate. E non vorrei che le vite separate poi potessero diventare anche vite ostili. A quel punto il termine Italia avrebbe un senso piuttosto retorico e poco pratico. Quindi la questione migratoria, come sappiamo, è una questione di identità. Se noi sappiamo integrare, non uso il termine assimilare perché è politicamente scorretto, ma forse dovrei usare quello, e quindi se qui una volta avendo la capacità, perché siamo capaci di integrare nel sistema produttivo e siamo capaci di integrare in qualche misura anche nella nostra cultura queste persone, abbiamo una
produzione di nuovi italiani, penso alla seconda e le terze generazioni, di cui questo Paese ha disperatamente bisogno. Secondo fronte, quello europeo. Dicevo che non necessariamente una disintegrazione significa puro caos. Alcuni sostengono che questo continente sia destinato di nuovo ad essere, di nuovo, diciamo, le memorie non sono favorevoli, destinato ad essere egemonizzato dalla Germania. È l'opinione, per esempio, del signor Trump, il quale dice chiaramente: ma che Europa? Noi vogliamo parlare con la Germania. Recentemente il suo braccio destro, Steve Bannon, ha convocato l'ambasciatore tedesco a Washington e gli ha detto: guardi, d'ora in poi, quando parliamo di Europa, io voglio parlare con lei perché non abbiamo tempo da perdere con Bruxelles. Ma non è una questione di un signore un po' nervoso, è un punto di vista generale sull'Europa. Contemporaneamente a questo incontro, o quasi, il primo ministro canadese Justin Trudeau, che si presenta in tutti i sensi quasi come un anti-Trump, liberale, dinamico, giovane, eccetera, faceva convocare il suo ambasciatore a Berlino dandogli queste istruzioni: d'ora in poi tu non ci rappresenti solamente in Germania, ma ci rappresenti in Europa. Quindi la percezione altrui dell'Europa è che sia Germania. Mi pare una percezione forse leggermente esagerata, ma non troppo lontana dalla realtà. Cioè, quelli che dovevano essere a Bruxelles i rappresentanti di un continente unito non vengono semplicemente presi in considerazione come tali. Con tanti saluti affettuosi al signor Juncker. Allo stesso tempo, io non credo che la Germania possa diventare un paese egemone in tutta Europa. Nella migliore o peggiore delle ipotesi, la Germania potrà diventare un paese che intorno a sé raggruppa i paesi che dal punto di vista tedesco sono parte della stessa catena del valore industriale. Mi riferisco ovviamente ai paesi più affini come l'Olanda, mi riferisco al Belgio, mi riferisco alla Repubblica Ceca, alla Polonia, alla Slovacchia, mi riferisco anche a mezza Italia, perché uno dei problemi di questa messa in tensione del sistema europeo attorno alla Germania è che mette in tensione contemporaneamente anche l'Italia, perché nel momento in cui la Germania dovesse costruire il famoso Neuro, cioè l'euro del nord, a quel punto legittimamente una mezza Italia, cioè quella che va dalle Alpi più o meno alla linea gotica, in quanto parte della catena del valore industriale tedesco, potrebbe dire: ma perché io devo stare con Roma piuttosto che con il sud? E sono pronto a scommettere che nel caso nefasto che effettivamente questa prospettiva si concretizzasse, più di un imprenditore politico italiano giocherebbe questa carta. È interessante anche notare, per far vedere come ognuno vada per conto suo, ma anche e soprattutto la Germania rischi di andare abbastanza per conto suo, la questione delle forze armate europee. Gli americani ci dicono: voi spendete poco per la difesa, ci siamo stufati di garantire l'ombrello di sicurezza all'Europa quasi gratis. Che cosa fanno i tedeschi? Negli ultimi mesi è stato pubblicato il libro bianco del Ministero della Difesa, nel quale si immagina una espansione della forza militare tedesca non straordinaria. Oggi un ufficiale britannico definiva l'esercito tedesco un'aggressiva organizzazione di campeggiatori. Ecco, oggi sono forse questo. Nel giro di qualche anno la Germania ha messo in piedi un programma di modernizzazione delle proprie forze armate. E addirittura in Germania si è aperto un dibattito pubblico sulla opportunità / necessità di diventare potenza atomica. Perché? Perché dicono: ma se gli americani non ci vogliono più proteggere, se Trump se ne frega dell'Europa, dobbiamo attrezzarci. Oggi nella Unione Europea, a parte la Gran Bretagna che ormai veleggia su altri lidi, solo la Francia ha la bomba atomica e, come sappiamo, chi ce l'ha non tende a condividerla.
Questo vi dà la misura del grado di rinazionalizzazione che stiamo vivendo in Europa e del ruolo che la Germania vuole avere anche da un punto di vista militare. I tedeschi parlano di fare del loro esercito l'esercito ancora. Che cosa vuol dire? Che la Germania ha una forza militare attorno alla quale si raggruppano le forze militari di altri paesi. Attenzione, non è una prospettiva, in parte è già realtà. Considerate che i 2/3 delle forze armate olandesi sono sotto comando tedesco e fra poco i romeni e i cechi, per esempio, sembra vogliono aderire a questa prospettiva. Questo evidentemente riguarda anche noi, anche da noi vengono gli americani a dire dovete fare di più. Attenzione, forse sapete che gli americani ci chiedono, come chiedono tutti gli alleati, un 2%. Ricorderete i criteri di Maastricht, 3%, in campo militare il numero magico è 2. Tutti i paesi europei, salvo 4, sono sotto al 2%. Ora intendiamoci, un bilancio è un bilancio, cioè è quello che io voglio che sia. Il bilancio della difesa italiano che noi raccontiamo agli alleati americani è ben più alto del bilancio della difesa italiana che noi presentiamo in Parlamento, quindi non dobbiamo farne un mito di questo 2%, però l'Italia è nettamente al di sotto. Ma che cosa offre all'Italia, agli Stati Uniti? Questo non dobbiamo mai dimenticarlo, una quantità di basi, alcune delle quali ospitano testate nucleari. Una vicino a casa mia proprio, passo davanti tutti i giorni. Ho anche marciato contro quando l'hanno impiantata lì la notte, il Dalmolin. Quindi non proprio robetta da niente, insomma la presenza militare americana in Italia è paragonabile alla presenza militare americana in Corea del Sud, cioè in uno di quei ring strategici di cui parlavo prima. E questo credo che conti. Il problema è, loro dicono burden sharing, dobbiamo spartire il fardello, però omettono di dire i nostri amici alleati americani che quando uno spartisce il fardello dovrebbe anche spartire il potere, invece qui si vuole spartire il fardello mantenendo evidentemente alla maggior potenza tutto il potere, con il risultato, e chiudo la questione militare ma non è indifferente, che, ma questa è una mia opinione personale, noi abbiamo usato le nostre forze armate sistematicamente contro i nostri interessi nazionali, cioè hanno agito come se fossero forze straniere. Perché? Perché abbiamo partecipato alla frammentazione della Jugoslavia e qualcuno mi deve spiegare quale fosse l'interesse italiano a trasformare un paese con il quale avevamo ottimi rapporti, fra l'altro ci aveva difeso anche in prospettiva di eventuali invasioni sovietiche, per avere magari alcuni staterelli instabili, una situazione di crisi permanente, in alcuni di questi staterelli instabili anche dei vivai di terrorismo mica da poco. Poi abbiamo partecipato a delle operazioni infinite e infinibili, come quelle in Afghanistan, per pura necessità di dimostrare la nostra lealtà agli alleati, che come argomentazione non mi pare il massimo. E poi, capolavoro, abbiamo partecipato nella fase finale, dopo molte resistenze, vari giri di valzer, abbiamo partecipato alla distruzione della Libia, che adesso stiamo cercando di rimettere in piedi, cercando di trovare un Gheddafi dopo che l'abbiamo fatto fuori il titolare. Evidentemente c'è qualche cosa che non torna, e quindi quando si parla di strumento militare non si può parlare solo di bilanci, di cifre, devi anche sapere che ci vuoi fare. Una nota di ottimismo per concludere, o quantomeno di potenzialità. Se è vero che l'Italia ha interesse a strutturare l'ambiente che la circonda, in particolare l'ambiente marittimo, come un ambiente di stabilità, di pace e di traffici, qualche interesse potrebbe, dovrebbe esserci in questo paese sul famoso progetto cinese delle cosiddette nuove vie della seta. Si tratta di un ambizioso, vago, ma comunque dotato di fondi e di banche che forniscono questi fondi, progetto lanciato dai cinesi insieme poi ad altri paesi più o meno partner, per costruire delle infrastrutture sempre più solide e sempre più capaci tra il mercato cinese, ma in generale i mercati asiatici, il mercato europeo e anche il mercato italiano. Ora è evidente,
dalla storia che quanto più i traffici Asia-Europa germinano e germogliano, tanto più ce ne avvantaggiamo noi, sia come paese di transito, perché il 90% dei commerci avvengono via mare e noi siamo nel cuore del mare che connette l'Europa all'Asia e l'Asia all'Europa. Questo da solo dovrebbe in qualche modo accendere qualche lampadina. Questa è una carta, l'ultima produzione del governo cinese su questi progetti di Via della Seta. Come vedete, la via marittima che sfocia nel Mediterraneo si perde così un po' a metà strada nelle acque e non si capisce bene dove debba approdare. Io credo che un interesse strategico del nostro Paese per contare di più sia quello di agganciare questi flussi. So che anche in questa città ci sono stati già degli interventi da parte cinese per sostenere le capacità del porto. So che altri porti italiani, Trieste, Venezia, ambiscono ad avere un ruolo importante, perché noi abbiamo un vantaggio datoci dalla natura senza nessun merito, quello di essere geograficamente più vicini al cuore dell'Europa, ma non avendo le dotazioni infrastrutturali che hanno i nostri partner, chiamiamoli sempre così, del nord Europa, le navi preferiscono prendersi 4-5 giorni di navigazione in più, approdare a Rotterdam, ad Amburgo e poi da lì immettersi verso i grandi mercati del centro Europa, piuttosto che fermarsi sui nostri scali ancora poco potenziati. Quindi una delle grandi scommesse è quella di trovare, invece che 20-30 porti italiani che si fanno una ridicola concorrenza fra loro, un paio di hub veramente funzionali e credibili da connettere a questi traffici che hanno una importanza non solamente commerciale ma geopolitica fondamentale. In sostanza, e chiudo e lascio la parola a Ivo, se il nostro obiettivo è quello di ricostruire un circuito euromediterraneo, se per questo abbiamo bisogno di alcune risorse, che sono la capacità di integrazione di immigrati, di forze giovani e possibilmente anche sempre più capaci e istruite nel nostro sistema economico e sociale, se abbiamo bisogno di più infrastrutture per collegarci ai grandi flussi commerciali Europa-Asia, ma poi anche Europa-mondo, se dobbiamo quantomeno evitare di farci del male da soli, impiegando malamente le nostre forze armate e partecipando alla distruzione dell'ambiente intorno a noi, allora la dimensione mediterranea è fondamentale, purché resti connessa all'Europa, purché non accada quello che in parte sta già accadendo a causa della pressione migratoria, che alcuni partner del nord decidano che tutto sommato possono fare a meno di noi e quindi a quel punto noi scadremmo veramente a terra di nessuno. Possiamo non diventarlo, ma dobbiamo anche volere non diventarlo. Grazie. La parola passa a Ilvo Diamanti. Ecco, vieni qua, dai. Non ricordo di preciso.
allora, no. Speravo di avere il file di cui invece vi illustro i dati, che è molto semplice. Invece ho molti file, ma quello che mi esce per primo è interessante, perché di fatto la radiografia e la geografia del Movimento 5 Stelle ha a che fare con le cose di cui discutiamo oggi, anche del nostro rapporto con il mondo. Mi ha chiesto Lucio di venire a parlare con lui in questa magnifica sede, che è magnifica per due ragioni. Prima, perché dal punto di vista architettonico e storico è veramente un luogo bellissimo, e poi perché l'IMES è un luogo bellissimo. Io sono molto contento e orgoglioso di aver partecipato, dopo che mi ha chiamato Lucio, a costruire questo percorso, che ormai ha un po' di anni, vero, alle spalle. Quindi, non diciamo quanti. No, perché serve a ricordarmi anche quanti ne avevo io di meno allora, che immagino avessi ancora i capelli a quel tempo, questa, ma non importa, non necessariamente è meglio averli. Adesso posso davvero sostenere di essere, come alcuni dicono, una testa lucida davvero, con delle idee chiare, ma questo è più discutibile. Però mi ha chiesto oggi di discutere con lui e con Emma Bonino, che mi spiace non abbia potuto essere presente per ragioni di forza maggiore, di una questione che in realtà io non mi ero posto, forse perché la davo per scontata, cioè perché contiamo poco, perché siamo, tra virgolette, un paese debole nonostante tutto. Nonostante tutto. E allora, sulle ragioni più direttamente geopolitiche, io non ho altro che da riproporvi quello che già vi è stato detto e ho appreso a mia volta, in modo assolutamente definito, delineato, dalla precedente comunicazione, dalle riflessioni, dalle analisi che ci ha proposto Lucio. Non ci torno, anche perché il mio mestiere è diverso. Io sono un analista sociale e politico e quel che faccio ormai da tanti anni, con una certa continuità, è ricostruire i percorsi e gli orientamenti dell'opinione pubblica. Allora, una risposta che io mi sono dato, partendo da questa prospettiva, al quesito, cioè ma perché contiamo poco? Comunque, perché contiamo molto meno di quanto effettivamente potremmo? Ci sarebbe possibile, effettivamente? E la mia risposta, quella che poi cerco anche di argomentarvi, è questa. Noi contiamo poco perché non crediamo in noi stessi. Noi contiamo poco, ad esempio, in Europa, uno, perché ci, tra virgolette, svalutiamo oltre il necessario. Due, perché crediamo poco nell'Unione Europea, per esempio, crediamo poco nell'Europa. Crediamo poco negli altri e anche in noi stessi. E se tu, di fatto, non credi in questo contesto, non dico in questo progetto, nella fattibilità dello stesso, è difficile dopo contare, è difficile realizzarsi e realizzare anche un percorso, essere degli interlocutori efficienti, essere degli interlocutori anzitutto influenti nei confronti degli altri. Ad esempio, pensiamo a quella che oggi è una posta in gioco assolutamente rilevante, l'immigrazione.
Guardate, l'Italia, incredibilmente, ma no, non è vero che sia incredibile, è assolutamente verosimile. In Europa, nei paesi in cui io ho condotto anche nei mesi scorsi un'indagine abbastanza ampia, è il paese in cui c'è, come dire, la maggiore domanda di frontiere. Sulla questione di ripristinare i controlli previsti dal trattato, cioè poi come non previsti, scusate, superati dal trattato di Schengen, beh, noi ormai in Italia, quindi il 48%, noi siamo assolutamente d'accordo e bisogna di fatto superare Schengen, cioè riprodurre gli stessi controlli di prima. Teniamo conto che dal mio punto di vista, ma non solo dal mio punto di vista, l'Europa è divenuta tale, cioè uno spazio comune, è un progetto possibile, plausibile, non tanto, non soltanto per la moneta, il principale progetto che è stato realizzato, attraverso cui si è tentato di realizzare l'unità, l'unione, ma attraverso Schengen. Perché? Perché Schengen definisce dei confini, non interni, esterni. Noi abbiamo la possibilità di passare da un paese all'altro senza essere, tra virgolette, costretti a presentare i nostri documenti, cioè casa nostra. Allo stesso tempo Schengen definisce dei confini esterni, quindi ci dice dov'è e fino a dove è l'Europa. Ebbene, in Italia ormai, dato del mese scorso, circa il 50% delle persone ritengono che in realtà Schengen vada superata, cioè che occorra ripristinare i controlli. Attenti, tout court, sempre, ma ce n'è un altro 40% di italiani che dicono, che pensa che occorra ripristinare i controlli in determinate circostanze. Cioè in pratica noi abbiamo in Italia poco più del 10% delle persone che crede in un'Europa senza frontiere o con delle frontiere quantomeno accessibili a tutti, per tutti. Guardate, solo la Francia, ma la Francia dopo quanto è avvenuto negli ultimi mesi e sugli stessi nostri livelli, ma questo può avere una spiegazione che voi potete ben immaginare, cioè, neppure la Germania, che pure ha avuto i suoi attentati, ma tantomeno altri paesi, insomma, la Spagna, il 17% che pensa di rimettere in discussione Schengen, capite? Questo è un primo elemento, quindi noi di fatto all'Europa, tutto sommato, dell'Europa ci sentiamo parte, certo, però vorremmo un'Europa, come dire, molto più simile al passato, un'Europa nella quale esistano controlli, nella quale le frontiere vadano di fatto ripristinate e, ripeto, controllate, non soltanto all'esterno, ma anche all'interno. È evidente che questo potrebbe anche apparire un po' per noi contraddittorio e, non dico paradossale, ma autolesionista, nel senso che significa, cioè, le frontiere, altri paesi le stanno già ristabilendo nei nostri confronti, per impedire ai flussi migratori di proseguire il loro percorso, il loro cammino. E voi sapete benissimo come in larga misura i flussi migratori che arrivano dai paesi d'oltre Mediterraneo, dell'altra costa, dell'altra sponda,
pensano all'Italia come a un corridoio, potendo se ne andrebbero altrove. In buona parte restano perché costretti, perché chiusi, pensate qua, ad esempio a Ventimiglia, ad esempio, ma come siano controllate. Quindi, in primo luogo, a noi l'idea dell'Europa piace, guardate, vi do. L'Europa, pensa l'83% degli italiani, è un obiettivo giusto, ma realizzato in modo sbagliato, però giusto. Comunque, noi stessi, nel momento in cui pensiamo che sia realizzato in modo sbagliato, contribuiamo a immaginare un'Europa non aperta, di tornare indietro. Vorremmo l'Europa delle frontiere interne, non soltanto esterne. Andiamo avanti. Ribadisco, noi non contiamo tanto in Europa, o contiamo meno di quanto potremmo, perché ci crediamo poco. Anzi, in Europa siamo probabilmente coloro che ci credono di meno. Fiducia nell'Europa, nell'Unione Europea. In Italia un alto livello di fiducia è espresso dal 34% degli italiani. Per fare un confronto, in Spagna 52%. Perfino, ma vi rendete conto, perfino la Gran Bretagna, in Gran Bretagna è più elevato il grado di fiducia nell'Unione Europea, 35,6%. In Francia siamo più o meno a quel livello, ma soprattutto in questo periodo in cui la polemica è molto forte e ci avviamo alle elezioni, per la elezione presidenziale del 23 aprile, in cui la posta in palio è esattamente questa, dal mio punto di vista, ma non credo solo dal mio punto di vista, la sopravvivenza dell'Europa e dell'Unione Europea. C'è questo rischio, se, non solo se vincesse il Front National, ma anche se al secondo turno superasse il 40%, sarebbe una spinta fortissima ai soggetti politici antieuropei che ormai noi incontriamo un po' in tutti i principali paesi. Dunque, in Italia noi ci troviamo di fronte a un euroscetticismo diffuso, in alcuni casi anche a un distacco proprio dal progetto, dall'idea europea. Vi faccio un esempio, però. Nel 98, quando ho cominciato a fare queste rilevazioni, non c'era partita. L'Italia era di gran lunga il paese più euroconvinto, euroentusiasta, 73%, 73% più di qualsiasi altro paese in Europa che avevamo testato allora. Adesso siamo al 34%. Allora, proviamo un attimo anche ad andare oltre. Vediamo un po' di immaginare qual è la traduzione concreta di questo atteggiamento. Qua parliamo di, vi ho dato delle indicazioni, degli indicatori di fiducia in senso generale, magari anche generico se volete. Però se andiamo a ragionare più specificamente sul progetto europeo, ecco che noi ci troviamo ad essere europei nonostante. Io ho sempre scritto che il problema degli italiani, dell'Italia, è che nei confronti del progetto europeo ha un atteggiamento debole e contraddittorio. Cioè, ad esempio, nei confronti dell'euro. Nei confronti dell'euro voi avete, adesso ve li cito anche a memoria, cioè un 20% di italiani che sono assolutamente convinti che serva. Avete un 30%
che sono dell'avviso opposto, non serve, anzi è dannoso. E poi avete un 50%, la maggioranza degli italiani, che pensano che teniamocelo perché se ne usciamo non si sa mai. Meglio non uscirne, ma non perché siamo convinti che sia per noi positivo, perché non si sa mai. Noi siamo quelli che europei perché non si sa mai. Euroconvinti? No. E allora euroscettici? Boh. Eurotattici? Europrudenti, capite? Puoi contare, puoi pensare di contare nel momento in cui non hai un atteggiamento e un orientamento coerente, convinto. Qui abbiamo anche fatto l'ipotesi della Itaxit, cioè dell'uscita, come la Brexit, insomma. Ipotesi di exit dalla UE. In Italia, se ci fosse un referendum, domanda che abbiamo posto anche noi qui agli italiani, avremmo 60-40, rimaniamo, per carità, rimaniamo. In Europa lo pensano il 60% degli italiani, il 40% no. Guardate che in fondo il 49%, cioè la Brexit è stata lì, giocata in Gran Bretagna, sul pelo, sul limite, non è che sia molto diversa. E oggi noi avremmo una maggioranza di inglesi che rinuncerebbero a uscire alla UE, dall'Unione Europea. Saremmo lì, ma ci sarebbe una lieve prevalenza. Ma dopo gli inglesi, diciamo, i maggiori sostenitori dell'exit dall'Unione Europea sono gli italiani. In Spagna, contrari sono il 76%, per non parlare del 74%, scusate, per non parlare dei paesi della nuova Europa, dell'est, lì arriviamo all'80% che sono assolutamente convinti di rimanere. E vedono nell'Unione Europea esattamente un'opportunità forte. Perfino, ripeto, in Francia è maggiore che da noi. In Francia, per le ragioni che vi ho appena detto, l'atteggiamento nei confronti dell'Unione Europea è piuttosto critico. E se ci fosse un referendum per uscire dall'euro, secco, quindi non con la possibilità, come normalmente poniamo noi, non ci piace, ma meglio evitare rischi. Beh, nei quattro paesi in cui abbiamo posto la stessa domanda, che sono mantenere l'euro, in Spagna 67%, in Francia 62%, in Germania 61%, è cresciuta. In fondo in Germania c'è sempre stata la convinzione, non so quanto fondata, ma neanche quanto implausibile, che in fondo perché dobbiamo aver bisogno dell'euro se abbiamo il marco. Il marco in fondo potrebbe essere più forte dell'euro. Comunque il 60% in Italia il 55%. Torniamo alla questione che ho posto all'inizio, cioè è la stessa questione che vi ha presentato in precedenza Lucio, ma vista da un'altra prospettiva, che è una prospettiva politica. Cioè è evidente che tu conti in Europa e non solo in Europa, se tu hai, tra virgolette, uno Stato forte e legittimato, due, sorretto allo stesso tempo da un sistema politico forte e comunque legittimato. Abbiamo queste due condizioni in Italia? No. Tantomeno se noi lo collochiamo e lo proiettiamo in una prospettiva europea. Vi ho detto i dati e vi ho fornito i dati della fiducia nell'Unione Europea.
in Italia confrontata con gli altri paesi dove noi svolgiamo la nostra indagine periodicamente, cioè ogni anno. Beh, ma guardate che abbiamo lo stesso pattern, lo stesso modello, ce l'abbiamo se noi inseriamo la fiducia nello Stato. L'Italia non è soltanto il paese col più basso livello di fiducia nell'Unione Europea, ma anche col più basso livello di fiducia nello Stato. Cioè, gli italiani hanno un basso grado di fiducia nei confronti dello Stato. Non vi sto neanche a dire, siamo veramente su livelli molto bassi, quindi nell'Europa. E non parliamo del sistema politico. L'ultima rilevazione in cui io faccio annualmente, gli italiani e lo Stato, gli italiani e il sistema politico, stima la fiducia nei partiti il 3,5%. Chi ha un minimo di cognizione statistica e della statistica sa che il 3% è l'errore statistico possibile. Cioè, in pratica potrebbe non esserci nessuno e qualcuno ha beccato per sbaglio all'interno dei 1200, 1300 intervistati qualche leader politico o qualcuno che so, se becco Bersani o Renzi o non lo so, non dico Berlusconi, va bene, ma qualcuno di quei magari dice sì, ho fiducia, ma dobbiamo proprio finire su questi. Cioè, in Italia il sistema politico e i partiti sono totalmente delegittimati sotto il profilo sociale. Attenti. Per costruire il consenso, e questo è un elemento di cui si tiene poco conto, cosa si fa in Italia? Molto più che negli altri paesi. Guardate, non è un caso tipicamente italiano, quello che vi cito adesso e che conoscete bene. Però in Italia ha misure che da nessun'altra parte esiste. In Italia ci sono due argomenti principali che normalmente vengono adottati per raccogliere il consenso. Cioè, tu sei un leader politico, leader di partito, vuoi ottenere consenso politico, spari sui partiti, non su tutti. Noi non siamo politici, questo è il principale argomento di chi fa politica. Noi siamo contro la politica. Certo, siamo per un'altra politica, noi siamo per azzerare il passato, siamo per andare oltre, ma l'antipolitica è il primo argomento politico di cui oggi si disponga. Primo. Secondo elemento, non c'è nessun attore politico rilevante in Italia che sia e si dica sinceramente europeista, se non nei termini che vi ho appena detto. È un progetto giusto realizzato male. Ma guardate che alla ricerca del consenso, in certi momenti, anche il primo ministro in Italia, sicuramente non anti-europeista, però utilizza toni anti-europeisti. Sbaglia? No, magari anche sicuramente ragione, ma viene fatto per quello? No, viene fatto perché comunque questo è il clima d'opinione in Italia nei confronti dell'Europa. E allora, ve la ridico in altri termini, ma se tu esprimi ed espliciti in modo aperto, palese, il tuo distacco dal progetto europeo, dall'Europa, dalle istituzioni europee e dalle tue istituzioni, ma come pensi di poter contare se i tuoi rappresentanti, se gli organismi politici rappresentativi, se gli attori politici in Italia alla ricerca del consenso debbono manifestare e palesare il loro distacco, la loro distinzione, la loro distanza dall'Europa?
come possono poi di fatto esercitare una pressione in positivo? Ma voi mi direte, se non me lo dite, se me lo dite voi, lo dico io, questo avviene anche altrove, attenti, viene in modo palese, esplicito. In Francia oggi il primo partito è il Front National di Marine Le Pen, primo partito dal punto di vista dei sondaggi elettorali. Non significa che si tratti del partito che vincerà le elezioni. In Francia lo stesso sistema elettorale normalmente fa sì che al secondo turno, al ballottaggio, come è avvenuto in passato, il Front National venga, come dire, dépassé, superato dall'alleanza degli altri. Però oggi, se uno ragiona un attimo su questo caso, un caso esemplare, cioè la Francia, e guarda quali sono di fatto gli attori in campo, si accorge che dei 5 candidati in Francia alle presidenziali, uno solo sia effettivamente, sinceramente e apertamente europeista, ed è Macron, nuovo candidato col suo nuovo movimento che è En Marche, cioè EM come le iniziali del suo nome e cognome. Ma gli altri, compreso Fillon, non sono europeisti. Il socialista Hamon non è un europeista molto critico, è critico contro questa Europa, cioè contro l'Europa, di fatto. Però, alla fine, nei confronti dell'Europa, cioè l'Europa è di fatto la posta in palio al centro del dibattito politico francese. Capite? C'è una differenza tra la europeismo, cioè l'Europa nonostante, che caratterizza l'orientamento degli italiani e in Italia, in un contesto nel quale la fa da padrona l'antipolitica, è una realtà nella quale tu fai politica, magari pro o contro il modello europeo, l'idea europea, il progetto europeo, ma fai politica. Ripeto, il problema per l'Italia è esattamente questo, il fatto che l'Europa non è una posta in palio soltanto dal punto di vista del distacco, del disincanto, non se ne discute. L'Europa è meglio, tra virgolette, usarla tatticamente, essere eurotattici, come si è, in effetti, da un lato. E dall'altra il problema è che noi abbiamo un sistema politico dove oggi prevalgono, di fatto, fattori di stacco piuttosto che fattori progettuali, magari anche critici. Allora, provo, per concludere, anche perché altrimenti davvero rischio di creare un clima di non euroscetticismo, ma di diamanti scetticismo molto largo, e io stesso mi sento abbastanza stanco di ascoltarmi. Ci sono dei momenti in cui mi accorgo che è meglio smettere, perché, come dire, mi annoio ad ascoltarmi io stesso. Non voglio annoiare voi, e quindi vado un po' al punto. Perché contiamo poco? Contiamo poco perché non crediamo in noi stessi. Due, perché di fatto non crediamo negli altri con cui invece noi dovremmo avere un rapporto magari critico, magari assolutamente e apertamente polemico, ma tra virgolette aperto. Perché ormai da troppo tempo qua in Italia prevale la logica del anti piuttosto che del pro. Non importa pro cosa, ma abbiamo una realtà nella quale conviene chiamarsi fuori, dirsi contro, piuttosto che elaborare una posizione dove conviene essere euroscettici,
non dico anti-europei, l'anti-europeismo non è nessuno è anti-europeo in Italia in modo aperto. Ogni volta che si dice, qualunque forza politica dica di essere contro l'Unione Europea, poi precisa questa è Unione Europea, oppure l'euro, questo euro. Noi contiamo poco perché di fatto utilizziamo con molta tattica degli strumenti che sono, come dire, di opportunismo. E usiamo questi argomenti, ripeto di nuovo, come strumenti, non come dei progetti. Noi in realtà per contare di più dovremmo credere maggiormente negli altri con cui ci misuriamo, anche criticamente, e soprattutto dovremmo credere di più in noi stessi, perché siamo molto migliori di come ci rappresentiamo. Grazie Ilvo, ma soprattutto grazie a tutti voi. Si conclude qui il quarto Festival di Limes a Palazzo Ducale, ma non si concludono i Festival di Limes a Palazzo Ducale perché ci diamo appuntamento per l'anno prossimo.